Io vi ringrazio prima di ogni cosa per l'invito di oggi, voglio salutare Brando Benifei, saluto ovviamente lei e tutti coloro che stanno partecipando a questa importante giornata di riflessioni. Io vorrei partire proprio dalle aspettative su questa conferenza sul futuro dell'Europa. Le mie sono tante, sono molto grandi e vorrei precisare una cosa, questa non è la convenzione per cambiare i trattati, cioè non è il momento in cui noi stiamo discutendo di come in questo momento attuare le riforme dei trattati. Noi siamo ad un passo preliminare che secondo me è sano, che la conferenza sul futuro dell'Europa interpreta al meglio e speriamo interpreti al meglio, cioè quella di coinvolgere i cittadini in un grande momento di riflessione sul futuro dell'Europa. L'Italia e noi come Italia, come Ministero degli Esteri, ma anche insieme al Dipartimento delle Politiche Europee, alla Presidenza del Consiglio, ad esempio, stiamo approntando una conferenza dei giovani, non solo dei paesi dell'Unione Europea, ma anche dei paesi che ambiscono ad entrare nell'Unione Europea, perché ci sono tante giovani generazioni. Io ho visitato i Balcani, ad esempio, negli stessi giorni in cui l'UK usciva definitivamente dall'Unione Europea. Beh, in quei giorni, quando visitavo quei paesi dei Balcani, incontravo tante giovani generazioni che guardavano l'Unione Europea come una grande speranza per il futuro. Io credo che se noi vogliamo progettare la nuova Europa, prima di tutto dobbiamo fare questo esercizio di ascolto, che poi magari potrebbe sfociare anche in idee che prevedono la modifica dei trattati europei. Ma credo che ci siano anche tanti altri temi che sono sensibilità dei nostri cittadini. A partire dalle due transizioni, le cosiddette transizioni gemelle, di cui oggi si parla in tutti i fora europei, quella digitale, quella ambientale, quella ecologica, e che stanno decidendo le elezioni un po' in tutto il mondo. Penso alla vittoria di Biden negli Stati Uniti, ma anche penso a quello che stiamo vedendo in proiezione per ora che potrebbe accadere nelle elezioni tedesche d'autunno, che modificheranno la leadership probabilmente anche dell'Unione Europea. Quindi io ho grandi aspettative. Contribuiamo sia come governo, sia come ministero e sia come rappresentante di forza politica ad arricchire questo momento di dialogo sui grandi temi, coinvolgendo appunto le giovani generazioni in una conferenza dei giovani che organizzerà l'Italia e in più aggiungiamo che il tema dell'ecologia sarà, immagino, al centro di molte delle riflessioni e su questo non dobbiamo guardare molto in avanti perché il 25 maggio c'è un importante Consiglio europeo, ad esempio, in cui si parla dell'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni e su questo possiamo, secondo me, come Italia, recitare un ruolo molto importante. Quindi sì, grande speranza e proverei comunque a valorizzare il momento di dialogo con i cittadini, perché non è scontato che le istituzioni europee aprano un dialogo e un dibattito con i cittadini europei per progettare il futuro dell'Europa. Non svilirei questa conferenza dicendo, non stiamo già facendo le modifiche che servono. Attenzione, potremmo anche scoprire che oltre a quelle che servono, ce ne sono altre che vengono proprio dalla voce dei cittadini, europei che consulteremo. Quindi una grande fiducia in questa conferenza e credo poi che mai come dopo questa pandemia in cui l'Unione Europea ha anche scoperto delle sue vulnerabilità, sia necessaria una grande riflessione per affrontare questo new normal che sta arrivando. Penso che con Brando condividiamo anche l'esigenza di dare una spinta nella direzione di cambiare alcuni meccanismi delle istituzioni europee, prima tra tutti l'iniziativa legislativa da attribuire al Parlamento europeo. È un tema fondamentale, è l'istituzione che per voto diretto rappresenta di più i cittadini europei. Ma penso anche ad un altro tema che è molto importante, cioè cercare di rendere omogenee le leggi elettorali europee e aprire anche quelle che ogni singola nazione utilizza per eleggere gli europarlamentari, e aprire anche all'idea delle liste transnazionali che potrebbero costruire maggiormente una coscienza europea. A questo aggiungiamo anche la necessità
di superare un meccanismo che è quello, la regola del consenso, dell'unanimità. Per esempio sulle politiche fiscali, l'Unione Europea potrebbe giovarne, come allo stesso tempo, parlo per quanto mi riguarda, sulla politica estera, cercare il consenso all'unanimità rende la politica estera dell'Unione Europea troppo lenta, incapace di avere quel tempismo che serve per prendere delle decisioni o reagire, con delle contro, decisioni. Questo, credo che sia al centro, insieme, e sono d'accordo con Benifei, al tema sociale, insomma, il Portogallo e tutta la presidenza portoghese e tutte Le iniziative a cui stiamo assistendo in questo momento vanno verso un lavoro importante sull'inclusione sociale. Sono stato il ministro che ha firmato il reddito di cittadinanza in Italia e in questo momento, insieme ad altri strumenti di welfare, stanno aiutando tante persone. Credo che a livello europeo bisogna accelerare sul piano dell'inclusione sociale perché questa pandemia, mentre ci porterà verso la nuova normalità, se non gestita, questa dinamica economica a cui stiamo assistendo può aumentare il divario sociale. E sono d'accordo quando si diceva che è chiaro ed evidente che questa pandemia ha messo anche in luce le priorità fondamentali. Penso a tutta la filiera legata alla salute e tutto quello che dobbiamo forse costruire da zero nel coordinamento delle politiche sanitarie. Aggiungo, un coordinamento europeo ci permetterebbe di coordinare meglio anche la sanità italiana, che come sapete è molto spesso, anzi per competenze costituzionali, rimane così competenza delle regioni, ma un input europeo su un coordinamento a 27 delle politiche della salute e nello specifico della sanità ci potrebbe aiutare anche a migliorare il coordinamento italiano sulle politiche sanitarie che Certo, oggi certo. sono rappresentate dalle 20 regioni. Certo, grazie.